bambini vogliono vivere nel mondo civile come tutta Europa. Stop le guerre, non fate silenzio, fate alzare tutto il mondo, agite per favore. Molte vite che muoiono, molte vite che rischiano anche di perdere altre vite, magari ad esempio io ho parenti là in Ucraina e quei parenti muoiono, che non ho visto per lunghi anni. E separano delle vite che sono proprio innocenti. Separano famiglie innocenti, fanno combattere persone innocenti che non vogliono guerra, non vogliono combattere, li si devono difendere per forza. Io sono nata in Ucraina dai genitori russi. Metà della mia famiglia sta in Russia, altra metà sta in Ucraina, sono sotto bombardamenti. Per favore, fermate questa guerra. Madri piangono da tutte e due parti. No, no alla guerra, vi prego. Sto alla frontiera con la Romania. No, io penso che la maggior parte dei russi stanno prendendo coscienza ora di quello che sta succedendo. E la riprova è che ieri sera c'era una manifestazione a San Pietroburgo e lui ha fatto scendere in campo più di 1000 uomini proprio perché per non fare gli assembramenti. E infatti nelle piazze più importanti dove potevano essere gli assembramenti, lui ogni gruppetto lo faceva arrestare. Chiedete l'intervento della NATO nei cieli di Ucraina? Noi lo vorremmo, se fosse possibile. Capiamo però che la situazione è molto delicata perché ormai si tratta della terza guerra mondiale. Però noi da soli non ce la facciamo con la Russia perché stiamo andando contro un paese che comunque è molto molto forte. Però ci difenderemo fino all'ultimo. Però non faccio entrare banditi. Putin, come tutti intorno a lui, banditi criminali. Russi, io ho studiato con russi. Gente, alzatevi. Russi, aiutatevi, voi nostri fratelli. Voi non siete assassini come lui. Togliamo solo lui e siamo in santa pace. Cioè, dove vuole arrivare? Quello è un pover'uomo, quello è un pover'uomo. A livello atomico può essere anche armato. Ma sono poveri, sono poveri. Quando finiranno tutte queste restrizioni? Deve fare la fine del morto di fame. Vuole di nuovo riunire tutta Ucraina e lui prenderà tutta Ucraina. Vuole di nuovo fare l'Unione Sovietica, vuole di nuovo dittatura. Quella è peggio di Hitler. Quest'uomo non sta bene. In tutto il mondo non deve permettere a un uomo malato di mente di distruggere tutto il mondo. Grazie. Come l'Italia sta dimostrando la sua solidarietà all'Ucraina, ma c'è qualche italiano che pensa al gas in questo momento. Cosa vuole dire a queste persone? Mi dispiace per queste persone che hanno dimenticato che valore più prezioso è la vita umana. Ormai i beni si può avere, si può non avere, ma la vita una volta persa non si recupera più. Voglio dire a questi italiani, andate a chiesa e domandate il Dio cosa vi risponde. Sono in Ucraina e in Italia sento un sacco di disinformazione perché c'è veramente tanta, tanta propaganda russa che proprio esce dai media, dai giornali, dappertutto. I russi non possono essere fratelli perché i fratelli non vengono a uccidere i bambini. La mia famiglia c'è tutta in Italia, i figli, i nipoti, anche un pronipotino di 3 mesi. Stanno a Kiev che stanno bombardando adesso. I miei figli dormono in rifugio sotterraneo. Dove, in quale città? Allora, Akhtyrka, regione Sumy. La mia nipote sta a Kiev. Non sono riusciti a scappare perché è tutto bloccato. Noi siamo chiaramente allineati a quello che è la linea di indirizzo degli stati dell'Unione Europea, quindi condannare fermamente questo tipo di soprusi verso l'Ucraina, e quindi tutto ciò che riguarda solidarietà e manifestazioni sicuramente verrà messo in campo anche dal Consiglio regionale della Campania. Ucraina 2010 era un paese neutro, invece la Russia ha annesso il nostro territorio. Noi purtroppo non possiamo combattere un grande paese come Russia e dobbiamo per forza chiedere aiuto. Questo fatto della NATO è stato un gesto proprio di disperazione perché veramente siamo sfiniti delle nostre forze che dobbiamo essere protetti perché... Allora, se dovete sapere che l'Ucraina combatte, diciamo, è oppressa dalla Russia per i secoli, quando la NATO non esisteva ancora. Ce l'ho il mio nonno che è rimasto lì da solo, ce l'ho i miei amici che stanno lì e che prendono tutti quanti le armi per difendere fino all'ultimo. Quale città? Vicino a Leopoli, si chiama Sokal.
Siete soddisfatti dell'aiuto dell'Italia e dell'Europa in generale in questo momento? Diciamo che dalla giornata di ieri comunque si vede che il mondo ha iniziato a fare un qualcosina in più rispetto a prima, perché all'inizio c'erano solo tante chiacchiere, però adesso abbiamo un po' più aiuto e ci sentiamo un po' di aiuto, però ci vorrebbe un aiuto che è quello decisivo, non solo le chiacchiere o solo magari le sanzioni. Ma prima i supereroi con superpoteri li abbiamo visti solo in film. Ora tutto il mondo può vedere veramente dal vivo in TV i supereroi, che sono i nostri ragazzi ucraini, i nostri soldati ucraini che non mollano, che difendono la patria, la nostra nazione da soli. Quindi applauso ai ragazzi ucraini e slava ucraini. Ai parenti che sono soldati in questo momento. Mio papà, cioè i miei amici che non sono tirati indietro, non sono scappati. Mio papà, 64 anni, rimane in Ucraina, come tutti i miei amici, a cui ringrazio veramente tutti i soldati ucraini che sono coraggiosissimi. Che in campo non c'è solo la sicurezza dell'Ucraina, parliamo di tutti i valori europei, democratici, e non possiamo ignorare tutto quello. È tutta l'Europa la cui sicurezza è minata, non possiamo ignorare quello che sta succedendo.